Ma senti quello della finestra cosa fa? Maleducato! Ma lo senti? Duce, 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 ma dai, ma si può! Ma queste cose ancora. Dai! È un trauma, secondo me, non l'ho ancora superato, ok? Nessuno c'è. Magari avete male, c'era la luce fuori della macchina. Luce, 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 capito? E luce fu. Bro, bro. Figa, potevi beccarmi in faccia, ne? Spaccavi tutto qua, oh! Pezzo di. No, non parlo più, eh. Ancora Messi. Ancora Messi. Non so, allora, giuro. Voi spamma, voi fate come Ricci Perego che dite che sono il c***o di demoni di me. Letteralmente. Siete il c***o di demoni di me. Vai, provate a dire che siete il c***o di demoni di me. Provate a dirlo, eh. Prova a dirlo. Oh, bro, vai in vai poi in vacanza, va. Tossico, eh. Ma come? Bro, per la vacanza. Tu sei bene? Per la vacanza. Ma perché stava lì già oggi, bro? Ma che c***o ha detto? Tu 21 e 58. Stava lì già di. Bro, ma tu lo sai? Ieri mi ha scritto uno delle Olimpiadi, no? Dove io? No, io faccio il lancio del. Guarda qua, che figo. Ma ti sembra lancio del giavellotto? Ma tu dove c***o sei finito in questo periodo? Con Alice Perry dove c***o sei finito, eh? Non piangere, sì, di nuovo, porca c***o. Ragioni che viene di fio perché ti... Ma io... No! Siediti per favore, grazie. Guarda, cosa siamo? Io e Federico, poi parlo di Federico, ci siamo conosciuti all'isola, come dice, in Sardegna. Questa è stata la prima volta che ci siamo beccati. Che teneri. Riguardiamo, ragazzi, insieme. Che bello. Ma vi rendete conto? Questo non lo vedo, glielo faccio vedere anche dopo a Fedez, eh. Nel mentre fatemi entrare gentilmente su StreamYard, ragazzi, così possiamo far iniziare a collegare la gente. Guardali, guardali che belli qua. Ciao. Ma perché non sei venuto con noi? No, era così, così per... Abbiamo beccato dei pischelli. Ma come fa, Alexi? No, non è riuscito a finire perché... Ma perché ho fatto meno male? Certo, grazie mille, grazie. Bravi in chat, bravi, bravi. Come sta andando? Sono felice che siete lì, vi state divertendo. Stiamo divertendo tantissimo. Allora, raga, ieri Simone si è portato una casa. Ma e volete sentire il sottone, certo, di Simone? Sentiamo, no, sentiamo. Aspetta, aspetta, Simone si è portato una casa. Ma non è possibile comunque sta roba, ragazzi. Ah, non spoilerare il video. Non possiamo spoilerare il... Non... Ok, ah, mamma, okay. Non guardare questo okay, video, ok, scusate. Ok, certo, certo, ma tanto... Simone non ha portato nessuna casa. Una casa ci ha preso il palo, fine. No, ma non è quello. Sono felice che voi abbiate... Bro, non sei invitato. Se sei un amico di... Ma potete dire le motivazioni per le quali non mi avete, invitato? Impara a coltivare le amicizie. Se no, vieni escluso. Se no, coltiva i campi. Come ha detto, vabbè, no, ma grazie. Devi imparare a coltivare le amicizie. Ma se... siete felici senza di me? Però non cambia niente, okay. È da un anno che siamo senza di te. Ok, Simone, come sta? Vi faccio prima una domanda a voi. Quando è l'ultima volta che il Rosso vi ha scritto? Come state? Tutto bene? Me lo scrive tutti i giorni prima di scrivermi. No, solo come stai? E tu dici, bene te? E lui ti risponde, no, volevo solo sapere veramente come stavi. Non è andato così. Sai cosa fa? Questo non è il mio chat con lui. Dai, prendile. Ciao, come stai? Prendi le chat, eh? Pezzi di che mi fate? Ok, prendo le chat. Ma me ne frega un c***o di voi. Ma fate quel c***o che volete, sapete? Sapete che non me ne frega un c***o di Sardegna? A me zero. E lo guardo al chat, è vero che ho dimostrato con voi anche prima che ho superato questo momento, questo trauma che mi hanno creato. A me, chat, potete dirlo che non me ne frega un c***o di andare in Sardegna? Bro, ascoltami, queste sono le nostre chat. Ciao. Ciao. Come stai? Bene te? Bene, riesci a venire in live domani? Io non gli rispondo, lui fa, ah, e se poi andiamo anche a pranzo insieme, eh? E là io faccio, no. E lui fa, ah, ok, però ci sei per la live? E lui fa, ok. E questa è la live. Sapere le chat nostre. Edo, Fedez in live. Edo, scrivi l'onora per Fedez. Edo, il Matador, no, ti ha risposto? No, aspetta, Edo. Mai, sì. No, Edo, aspetta, senti qua. Guarda un altro che non è stato invitato. Fubbe, eh? Come ti senti? Sono gay. Sei? Gay per Sule. Francesco, vuoi dire qualcosa, ragazzi? No, gli auguro solamente una buona vacanza. Comunque sono contento. Ma, che sia divertente. Il Fubbe è fidanzato, non sta a Milano da 9 mesi e non è più il nostro amico. Il Rosso è mai stato tuo amico, veramente? No, c'è stato un periodo dove eravamo amici. Abbiamo pure cantato Tiziano Ferro in macchina insieme una volta. Che legame. No, che legame. Fermi un attimo. Francesca, è venuto di scaccolarti nel backstage? Scusate. Eh?
ragione. Francesca, mi ero dimenticata che ci fosse la videocamera. Francesca, io ti ho invitato solo per un motivo. Tu sei in Sardegna? No, sono Milano. Ma da quant'è che siete lì, Vale? Ma un 2 giorni, eh? Ieri siamo 10 giorni. Chi è stato il primo a fare sesso? Io sono fidanzato. Vabbè, quindi... Sespo, lo capisco. Ah, scusa, aspetta, Francesca. Scusa, Francesca. Io mi sono fidanzato. Ma sì, vai. Vai, invitala. Con chi è che ti sei fidanzato, Simone? Io sto uscendo con una tipa, ma non ti dirò mai chi cazzo è. Lo sanno loro due e basta. Io la conosco, sono mica caputo. Non ci dice chi è perché sarà la ex di qualcuno di noi. Sì. Classico. Poi se ne esce fra 3 mesi, quando ormai sono tutti innamorati, dove non puoi dire nulla, dici. Vabbè, ok, va bene. Chat, chi è secondo voi? Vediamo la chat che consigli ci dà. Che è la nuova ragazza di Berlini? Alice Perego? Può essere. È cornuto già. Può essere, può essere. Vabbè, la Madonna, Alexi. Alexi dal bagno fa, non credo proprio, eh. Vabbè, minchia, sei tranquillo, eh. Fermi un attimo, tutti in silenzio, guardate chi entra. Tutti fermi, eh. Mobili. Ciao ragazzi! Ma dove stai? No. Oh, guarda dove sto! Ma dove sei? Sono in Puglia! Ma sei in Puglia? Però, aspetta, Matte, Timo mi ha preso il biglietto, domani vado in Sardegna! Vabbè, ma noi a Torino gli vogliamo bene! Guardate che outfit, ragazzi! Sono carico, per tutte le pollette della Sardegna, Matte! E Andre, non ci sono io in Sardegna! No, devi venire! No! No? Andrea! Non lo vuole nessuno? Guarda, io ve lo dico qui. Se il rosso viene in Sardegna, io me ne vado. Io ve lo dico, Lo dico qui. Ma che viene... dici? Matte Topino, io ti voglio, eh. Ma sì, ma tu non è che... No. Ci sono 10 comunque, persone in casa. Ce la faremo. Ma ce la faremo. Hai cosa? Seminato bene, eh? Se arrivi a 500 sub entro oggi, puoi venire in Sardegna. Però ci devi pagare un tavolo. Tutto te. Sì, Matte! Ma sì, Matte, cosa? Ma che... ci guadagno, Andrea! Non ci guadagni nulla. Topini, spingere! Facciamo venire Matte! Io qui lo dico, se tu vieni in Sardegna e io vengo a scoprire che vieni in Sardegna, me ne vado. Prendo l'aereo e... No! No! Ma Topini! La nostra prima vacanza! La prima vacanza non si scorda! Ma non si scorda cosa? Fai un attimo col Topino 2 secondi, ragazzi. Topino, tu devi... Oh, 500, ma c'è la prima vacanza assieme! Poi ci facciamo i tatuaggi, i selfie, le cose! Selfie. Sei triste? Ma come passerà, Andre? Calma! Andrea, ma chi passerà? Dai, Matte, vieni. La nostra prima vacanza assieme. Ci facciamo un tatuaggio. Sì, voglio fare le foto in riva al mare con te, con i meloni. No, aspetta, metto un sub goal. Però metto anche il tatuaggio nel sub goal. Lo facciamo io te. Dai, facciamo dai. Sub goal 200. Dai, 200 te lo pago io. Solo il biglietto dell'aereo, però, eh. Aspetta, fammelo scrivere. Metto 200. L'ha pagato Berlini. L'ha pagato Berlini. Andrea... Andrea, ragazzi, è impazzito. Oh, 200, Matte, te lo faccio subito il biglietto. Vado . In Sardegna e mi tatuo. Topino, ma che c***o fai? Perché sono felice, Matte. Ma non puoi buttare così tanto. Ma Andrea, non puoi saltare. Andrea, allora, io ti lascio letteralmente. Ti metto il timer di 3 minuti, ti lascio parlare con la chat, ok? Ok. Vai, vado via. No, è impazzito, se abbiamo perso. Topini, sono io! Come va? Non ci vediamo da tanto! Allora io vi devo chiedere questa cosa. Io gli faccio il biglietto. Raggiungiamo 200 sub, non so quanto siano, ma io voglio vedere il trenino che fa ciu 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 ciu. Comunque, prima vacanza col Topino, perché se raggiungiamo 200 sub, lui deve partire per forza. Il biglietto glielo faccio io, poi ci paga il tavolo in discoteca. Poi andiamo a prendere tutte le topine sarde. Ce le mangiamo tutte, ve lo giuro. 200, gli faccio il biglietto. Matte! Non perso, ragazzi. Matte, entra! Non mi lasciare solo! No, Andre, stavo guardando la chat, Top 3 ragazze più belle al mondo, dopo mia mamma e Matilde Pagano. Virginia, dov'è? No, Virginia è quarta. È quarta. Virginia. Quarta posta, eh. Come stai? Bene, voi? No, bene. Dove sei di bello? Ma sei nuda? No, un top. Ah, ok. Mi hai preso un colpo per un secondo, soltanto per quello. Dove sei di bello? Non nelle Marche. Facciamo una cosa, Rebecca. In 5 minuti, con una più sub, tu gli invi una foto. Una foto? Sì. Va bene. Ok. Ragazzi, avete 5 minuti di tempo fino alle 22:45. Tutti coloro, cioè coloro che durano più sub, avranno una foto. Ma come fa, Alexi? Che vi invierà in privato. Diamo il benvenuto a Mambo Lord. Mambo! Ciao, Mambo. Sempre contento di venire in live lui, eh. Sei felice? Dove sei, Mambo, di bello? A casa, fra. Venezia, Jesolo, Vicenza? Mia. Ah, Vicenza. Ok. Io ti ricordo, a settembre ti invierò un pezzo. Poi vedi. Dai. Tu se mandi un pezzo e ti dico se spacca o no. No, ti mando un pezzo se riesci, cioè se ti fa mettere il fio, dici, beh, minchia, spacca, ci metto. Beh, quell'altro che hai fatto, mezzo, nel senso... Tette? Sì, mezzo ci sta. Mezzo ci sta, ok. Cioè, ci avresti messo il fit? No. Ok. Vabbè, il prossimo lo chiamo culo e tu no? No, basta, non parlo più di culi, basta.
basta, adesso faccio roba seria, basta. Ok, quindi vuoi avvicinarti più un attimino al genere di Angelina Mango, stai dicendo? Sì, quella roba lì, bro, adesso faccio indie. Ah, non mi sembra indie l'ultimo pezzo, però. No, l'ultimo pezzo era... boh, era strano, eh. Era un po' conscious reggaeton. Sì, quella roba lì, mezzo estiva, mezzo cosa, basta. Ah, okay, basta, no, anche quella roba lì, basta. Aspetta, ti presento un'altra persona qua dietro subito, Ash. Ciao, Mambo! Basta, è bastato così. Bro, no, bella, basta così, perché lui esagera sempre ogni volta che parla. Dai, fa rientrare mio fratello Ash, dai. Oh, qui la roba è tic. Basta, direi che basta, perché purtroppo esagera sempre ogni volta. Esagera sempre ogni volta. Fammi entrare, bro, fammi entrare e non farmi girare. Allora scusami Mambo, che alcune volte mi fa entrare poi mi toglie dopo un secondo. Esatto, tipo questa è stata la situazione ipotetica. Oh, ma quindi lui ha beccato speed, tu no? Vero. Zitto, zitto, clown. Lui ha beccato speed, tu no? Tossico di... Matteo, non mi dici, non mi chiedi dove sono? Ma dove sei? Stai bevendo alcolici? No, è un drink alla fragola, cocco e arancia. Vabbè, alcolici, non bevo alcolici. Ah, ok. Lo sai? E non mi chiedi, cioè, non so. Ah, certo. Sei con Speed? Non sono con Speed. Con chi sono? Sei? Con un'altra persona. Dai, ti saluta. Ciao. Ma che porco. Ma sei un c***o. Tu? Ma sei un c***o. Tu? Sono con la mia amica Giulia. Ah, ma quindi, Ash. Ciao Giulia, saluta. Ciao. Ash. Ciao Matteo. Ma siete solo voi due? Cosa vuol dire se non sono i due? Gira, fai vedere chi c'è? Porco. Ok. Ash. Ho capito. Io sto giocando a Clash of Clans da un'ora. Ci sono due persone qua nel backstage, non so se le conosci. Hai conosciuto Don Pietro? Guardalo qua. Oh, minchia, finalmente, ciao a tutti. Guarda quel tossico di Young Mice. Guarda quel tossico, c'è pure il miglio. Bastardo. Pezzo di m***a. Perché io pezzo di m***a? Sì, perché non mi rispondi ai messaggi. Come Ma non è vero. Due tossici. No, tu sei un tossico. Ci ho visto qua. Certo. Fube è un tossico. Fermi un attimo. Fube stava facendo carnevale. Oh, bella raga. Prendetelo voi per me, bella. Ciao. Mambo è anche questo ogni tanto. È andato Mambo, via? Sì, Mambo ha salutato. Ci sta, Mambo ci sono 5 minuti in diretta. Per dire un applauso. Facciamo entrare Icy adesso. Mio fratello Icy! Ma tutti in studio? Allora adesso... che reunion incredibile! Allora, che cazzo? Bella, davvero, bella, amico. Visto che sei tutti e due in studio, tutti e tre, giusto? Ci fate sentire uno spoiler a testa? Dai, un spoiler a testa, dai. Io non sono nel mio studio, quindi non so il PC. Scuse! Quindi i tuoi pezzi non sono degni. Ci siamo incontrati per caso. Esatto, io tanto sono scalzo. Ciao Alice, ciao a tutti. Ciao Don, ciao Miles, ciao Icy. Allora, battaglia freestyle se avete le palle per 50 euro. Sotto i 10.000 non apriamo la bocca, sia io che... 10.000 euro adesso, se vinco io la battaglia freestyle, mi date 10.000 euro a testa, se voi vincete ve li do io in questo momento, PayPal. No. Chiedi scusa a tutti, immediatamente. Che cosa ho fatto? Chiedi adesso di concentrare gli artisti, chiedi scusa agli artisti. Va bene, scusatemi raga, non l'ho fatto mica chiedi apposta, scusa, chiedi scusa? No, era... Chiedi scusa senza baciare Giulia Paglianiti. Però sei un... Allora, scusatemi, cosa stai dicendo? Allora, stavo dicendo, scusatemi ragazzi, è stato un periodo un po' così, un momento un po' difficile, in cui io cado, ma solo i ragazzi, secondo me, maturi, cadono e si rialzano. Io adesso mi sto rialzando, quindi tranquilli, non lo farò mai più. Se volete fare un fit, non con il... Ciao ragazzi, ciao davvero. Cosa vi posso chiedere? Quello che te pare, tutto quello che vuoi. Fubè, togli quella foto immediatamente. Togli immediatamente quella foto che ho fatto con tua mamma. Togli quella foto che ho fatto con tua mamma, gentilmente, Fubè. Fubè, togli quella foto. Ti do tempo 30 secondi. Ma in realtà, secondo me, è tua madre perché è rossa. Ma ce l'hai ancora Muer sulla gamba? Porco Dio, lo nascondo ogni giorno che esco al mare. Guarda. Mamma, imbarazzante. Matte, scusami. Sì. Posso certo. Possiamo essere soliti un attimo in chiamata, per favore? Ah, ok, va bene anche così. Ah, no, entra anche tu, per favore. Certo. Solo io e te? Sì, grazie. Certo, arrivo subito. Volevo farti conoscere la mia nuova... Vediamo la minchiata. No. Posso certo, dire... vai, facci vedere la minchiata, vai. Sicuro? Certo. Togli immediatamente quella foto. Miglio, togli immediatamente quella foto. Miglio, togli quella foto. Io se vedo, ma guarda io, che bella, eh? Io se vedo questa foto pubblicata online, ok? Io ti garantisco. Ma è già sulla mia storia di Instagram. Io se adesso entro. Allora, Miglio, ti avviso. Io se vedo questa foto pubblicata online, la tua carriera è finita, ok? L'hai già trovata su Instagram, Don Pietro, tu confermi? Sì, ho trovato su Instagram sulle storie di Yamaha. Certo. Allora, adesso tu sei costretto a farmi un beat, ok? Entro un mese.
Complimenti. Tossico! Ah sì. Oh, brother. Hai sentito tette? Sì. Fa cagare, una Emilio, vieni qua subito. Vieni qua su. Vai. Chiediamo per tutte le persone. Chiediamo per Rebecca, ti è piaciuta tette? Alice, ti è piaciuta tette? A me è piaciuta, sinceramente. Ice, ti è piaciuta? A me è piaciuta. Sentiamo Marfalco. Ti dico la verità, non te la prendere, no. Nonna, ti è piaciuta tette? Sì. No. Ma porta meno, ma che c***o esulti, Emilio? Ma nonna, ma tutto bene? Ma solo tu c***o di me ascolti il tossico che mi passa faccia la c***o. Tutto bene, nonna? Sì, tutto bene. Tutto ok. Nonna, ne parliamo dopo, sei tranquilla, eh? Attenzione, Federico. Fedez. E la madonna. Attenzione. Tutto bene? Fede? Si senti doppio? Sì, mi senti. Mi state guardando? Come mi state guardando? Mi state guardando dalla televisione, mi tipo? Mi state guardando dalla televisione, tipo? Ah, aspetta, devo staccare il wifi Bluetooth. Federico, oggi è il 23/12/5/08/2024. Tu sei ancora in Sardegna, vero? Yes. Io dopodomani torno in Sardegna perché ho raggiunto un obiettivo. Ah, vieni in Sardegna? Sì, ritorno in Sardegna. Top, ma da solo o con la gang? No, guarda, torno... C'è Alice, c'è Alexi, poi Alice. Basta, Fubbe non viene perché ho deciso di non invitarlo perché non mi andava più di tanto, sinceramente. Allora ci becchiamo. Sì, sì. Guarda, ti presento un altro artista, non so se lo conosci, Icy. Sì. Se ti va. Vai. Ok, sicuri? Fede, è sicuro? Non so. Hanno biffato? Sì, non so niente, cosa? Icy, ti presento Fedez. Lui è un rapper. La faccia è perplessa. Sì, è tutto ok? È nel cielo stellato, non sì, prende. Sì, sì. È volato. Ma nell'universo perché non ha fatto... prende. Basta! Basta, tossici! Oh. Ciao, buona giornata. Bravo, Emilio, tu ciao, vieni, mi screzzi. Andiamo a fare in c***o. Eccolo. Vero. Federico? Ehi. Madonna, ma se sono... Ma dove sei? No, aspetta, fermi un attimo. No, ti si vede. Ah, sì. Fede, con chi sei? Chi è? Cosa? Quella... Quella persona di fianco a te. Non si è visto nessuno, non c'è nessuno. Ma Federico, io posso fare un nome a caso? Posso sbagliarlo, magari? No. Non posso fare nomi? Giulia Ottorini, non è con Giulia Ottorini. Gira, non sono Giulia. Con... Ma non è vero, fammi ma vedere, è vero. Fammi vedere Giulia. Ma non è vero. Non è Giulia, fammi... Giulia Ottorini è in un'altra macchina di amici che sta certo, vediamo, con noi. Vediamo. Grazie. Claudio Pesio? Ah no, mio fratello non della Curva Sud! Scusa! Non è Claudio Pesio! No, forza Milan! Forza Milan, scusami! Non era Claudio Pesio! Claudio Pesio! Scusami, mio fratello, ho sbagliato! Fatemi salutare Giulio Ottorini, per favore! Non c'è! Dai, Giulia! Non c'è, lei in un'altra macchina! Ok. Fede, ti posso presentare mia mamma che ti guardava il Grande Fratello anni fa? Certo! Ciao! Salve! Salve, nonna! Ciao, Fede! Salve, signora, tutto bene? Bene, ti sento male perché sono in macchina. Ti si sente anch'io bene? Io sono in macchina, signora, anch'io. Ah, no, bene, perfetto. Nonna, ti presento Fedez, ok? Sì, ma l'avevi già presentato, piacere. Ci siamo già conosciuti. L'avevo quasi dimenticato. Allora, ti presento... A me non me l'hai mai presentata tua mamma. Mia mamma, è mia mamma, quella con gli occhiali rossi. Ma guarda che maledetta di che hai! Ah. No, aspetta, no! Wait. Hai visto Fede? Cosa? E non le... Oh, numero uno, grande. Grande. Certo. Ma posso parlare con il ragazzo della curva un secondo? Come si chiama? Ricordami il nome? Fabiano. Fabiano, guarda, io sono un grande tifoso del Milan. Io sono molto forte sulla fascia. Riesci a sentire Fonseca, per favore? Sai che devi sentire? Fonseca. Ah, per te? Sì. Per farti fare un provino? Sì. Quanti anni hai? No, io ne ho 22. Ah, beh, va bene allora, dai. Ma sì, guarda, basta un elemento. Cioè, se poi mi dicono che sono una... gioco. Però solo per dire, ho giocato con c'hai capito? Salemakers, tutti loro. Va bene. È veramente uno dei peggiori d'Italia con lui, eh. Ma chi? Ah, la curva stai dicendo? No, ah, tu Matteo. Bravo. Chiedi scusa? No, sei tu quello più scarso. Allora, Fede, visto che ti vedo un attimino indaffarato, ci sentiamo quando vengo lì in Sardegna, va bene? Ciao, raga, va bene. Dai, ciao, Fede, grazie mille. Ciao, Fede. Rosa? Ah, ciao, Linda. Ma sempre ciao. Con la figa, non entra mai da scuola. Come state? Bene. Rosa, ma sono... Io ti dico una cosa, sono 3 mesi che vieni in live da me. Ma tu, dopo 3 mesi, non puoi non capire che il telefono va messo orizzontale? Infatti non si vede niente. Ma ormai cioè, siete sposati? Io e Linda? Sì. No, matrimonio no, dai. Perché matrimonio no? No adesso o dopo? Non mi piace. No! Non mi piace. Non le piace. E anche tu non piace? No, a me non piace il matrimonio perché... Cioè, a parte fare la festa in chiesa, che cosa fai? O la festa...
per fare le storie su Instagram e far vedere che ti sei sposato. Rosa, il legame che c'è dietro. Mamma mia, cioè io non applaudo, però fatete quello che volete. Brava. Siete ignoranti perché non siete del sud. Allora, con un matrimonio ti sei pagato metà mutuo. Allora, chiedi subito scusa a tutti quelli che sono del nord. Chiedi scusa a tutte le persone del nord. Perché al sud, dove siamo persone più umane, con un matrimonio ti sei pagato metà mutuo. Invece lì al nord devi pagare tu per i festeggiati. Invece qui le buste volano. Tu stai male. Sei cambiato, eh? Sei cambiato. Ma fermi un attimo. Ah, dov'è che sei, Giulia? Ciao. Dove sei? Ho rubato il vanafede. No, no, raga, davvero. Ah, casualmente nello stesso posto. Mbappé. Che doppio passo Veronica. Mbappé nello stesso posto, eh. Nello stesso posto di Federico Lucia. Come ce lo spieghi? No, è che non penso uguale. Possiamo dire che siete flirtando pubblicamente? Anzi, io chiedo pubblicamente. La Repubblica, potete fare un articolo su di me, un giornale? Il Rosso dice che Fedez flirta con Giulio Ottorini? E non scherza? Queste sono le parole del Rosso. Giulio Ottorini è un flirt con Fedez. Ho le prove. Chi sta guidando? Chi sta guidando? Ma quella non è la mini di Annaciati? Guida, Giulia! Oh, non devi guardare la strada, che qua moriamo. Se moriamo un sasso di problema. Ash, vi state per fidanzare, quindi? Qui devo ancora capire perché Vash, Ash sta in macchina. Vash, appuntamento con Giulia Paglianetti. Cioè, tipo io e Virginia, non capito? Penso, capito? Non penso. Ash, non io e te siamo brutti. Questo. E Giulia e Virginia sono due belle ragazze. Giulia, ma siete fidanzati? Non penso. Ma cosa stai dicendo, Matteo? Ma ragazzi, diamogli dei consigli. Non penso. Ragazzi, chat, diamogli dei consigli anche a Virginia. Fammi qualche consiglio che mo lei non ci sente. Mettiti di profilo e guardala nel cellulare. Mi piace troppo questo giro, vai. Guida donna? No! Mio fratello è un king. Ash, vieni qua. Oh, bro! Come si fa a girare la camera? Sei tu la donna della coppia? Ash? Giulia, ma sei single? Sono una donna così, ma che... sei tu la donna della coppia. Ash, vieni qua. Se lo fai un'altra volta ti accoltello. No, Ash. Mi chiamano ancora sul ginocchio, Ash. Fallo un'altra volta. Oh, ma ti permetti? Ma che Ash, devi calmarsi. Ash, ti devi calmare. Ash, ascoltami un attimo, per favore. Bro, è che non sono abituato. Ascoltami. Ok, adesso ti giri e inizia a parlare l'inglese. Le piace l'inglese? Ti giri e parla l'inglese. Ok. No, yeah, I think you can park here in the downside of the road, Giulia Paglianetti. Com'è? Yeah, you have, yeah, like, you know, my mama don't like you, but she likes everyone, and... Bro, ha parcheggiato con una manovra, Giulia, eh? Voglio farti notare questo. Ash, ma dove siete? A casa sua? Bro. Siete a casa sua? Ash? Ma cosa cazzo? Passa il telefono a Giulia un attimo. Ciao Giulia. Ciao, chiudi sta cazzo di Batmobile. Spiegami questa situazione, scusa un attimo al volo. Oh, non si chiude la Batmobile. Oggi King Ash ha fatto una storia, fa: chi viene con me a cena? E io ho scritto: io. Solo voi due. Sì, siamo andati a cena. Casualmente solo voi due. Ma smettila. C'erano anche due altre persone. Chi c'era? Matteo, che sono arrossito. Poi mi divento rosso. Oh, chi c'era? Ash, chi c'era? Come si chiama la ex di Ash? Bro, Ash, chi cazzo c'era? Oh, lo vuoi veramente sapere? Sì. Ma non penso li conosci, bro. Sono due rapper sudamericani. Non li conosci. Va, lo Scollos Hermanos non lo conosci. Ma non è un rapper. Non esiste. Oh, sono uscito. Oh. Ash, vai avanti. Comunque. Il prossimo chi è? Però con due persone, due miei fan. Cioè, tu, Giulia e due fan. Dai, smettila. Dai, su. Te lo giuro. Oh, ma qua ci sono degli egiziani qua davanti. Ma cosa dobbiamo lasciare un attimo a nessuno, ragazzi, per favore. No, ma io ti dico, il fatto che tu prima mi avevi messo la mano sul ginocchio non è che mi sia piaciuto tanto. tu ridi, cosa ridi? Non so, va bene che litighiamo e tutto, però io non voglio litigare ogni volta. Non è come una mancanza di rispetto, Giulia. Cioè, io va bene che non ho la patente e tutto quanto, ma questo non vuol dire che... E quindi se non ho la patente, qual è il problema? No, nessuno, non volevo farti sentire a tuo agio. Ah, mi sono sentito un po' a mio agio, mi sono un po' imbarazzato, capito? Io non sono abituato a fare queste robe qui. Cioè, io vomito quando... Cioè, di solito quando... La prossima volta prendi la metro. Ma vuoi, vuoi che ti metta lo scooter in testa adesso? No, puoi scendere dalla macchina. Ash, zittiscilo e poi inizia a ridere. Ti amo, dille, fiati. Zittiscilo. Ah, ti amo. Ma non le dico ti amo, bro. Non davanti a te, bro. Ok, me lo dico. Allora, volevo semplicemente dirti una cosa, Giulia. Shh, muta. E poi? Oh, bro, dai. Aspetta un attimo che scendo un secondo, Giulia. Dammi un secondo, arrivo.
Bro, 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 bro. Oh, dai, oh. Parsiere, bro, non devi farmi Ho un'idea. Oh, allora, non devi farmi fare queste cagate qui. Tu arrivi, prendi il telefono. È la prima volta. Ah, se mi devi ascoltare, dimmi, dimmi, scusa. Ok. Tu prendi il telefono, lo appoggi davanti, ok? Così. Ti mettete di fianco, appoggi la testa. E io sotto metto una canzone romantica. Inizia a fare un piccolo discorso d'amore. No, bro, ma non faccio queste cose, no. Tu non stai bene. No. Ah, ma perché, Matteo, ma perché. Aspetta, toglimi una curiosità. Tu mi hai invitato dove hai invitato il fubero, sua fidanzata Matilde? No, non ti ho invitato. Ti sei auto-invitato, ti ricordi? Quindi mi inviti? No, mi invito io. Io vengo, mandami la posizione orario e mi fate biglietti da solo. Non funziona. Sì, che funziona così. Non devi farmi girare. Uno, due. Qual è il problema se io sono in macchina con una ragazza e siamo da soli in macchina? Qual è il problema? Perché devi fare sempre quelle battute di e noi due siamo i brutti e loro sono le più belle. Sentiamo un esperto in materia. Omar Falco, cosa ne pensi della situazione? Risolviamola. Della situazione tra Giulia Pagliniti e Kinga. Allora, cioè, non me la, te la sei aspettata, sincero? Ma che situazione? Ma che situazione? Io non me la sarei aspettata, però. Ma non ci sarei aspettato cosa? Ma cosa? No, no. Secondo me Kinga si è comportata un po' troppo male con lei. Però penso che lei abbia accettato le vene. Però penso che lei abbia supportato questo problema. Ciao Omar. Ciao Omar, cosa? Niente, Asha, c'è pazzesco. Ne appaio sulla figa. La tua tipa nuda in club muove la colita. La tua tipa nuda in chat fa la pervertita. Manda nudes su WhatsApp della fragolina. Non mi abbono su OnlyFans. Ne appaio sulla figa. Sono rosso, io la scopo con la candida. Ne esco rosso pieno di sangue anche